e guardiamolo un po', questo QRM Eliminator che mi è arrivato con i collegamenti dell'alimentazione saldati al contrario. Quindi l'ho acceso, quindi si è bruciato un MOSFET che ora cambierò. Qua ci sono i MOSFET che sono arrivati, qui c'è un pugno di stronzate. E apriamo sto coso. Cerchiamo in tutti i modi di perdere le viti, che non si svitano se non con una violenza inaudita. Vediamo come cacchio è fatto dentro. Ecco qua. Qui ci sono i due fili dell'alimentazione che erano saldati al contrario. Quindi questo coso mi è schioppato. E qua devo andare a installare il nuovo coso. Il coso. Quello che fa cosare la cosa. Quindi apriamo anche sotto. Apertura che vi risparmio. A volte la Cina non è poi così vicina. Per cui se anche voi avete preso uno di questi circuiti, vi consiglio seriamente, primo, di andare a controllare che le alimentazioni siano giuste rispetto a quello che c'è scritto qua. Secondo, per evitare problemi, mettetegli un bel... Sì, lo so, andrebbe messo un altro coso. Però io ho messo un diodo, sti cazzi, si può mettere di tutt'altro, si può mettere un MOSFET, mettete quello che volete, io ci ho messo un diodo e così sono sicuro che se un domani io inverto la polarità non ho problemi, ok? Sì, metteteci il MOSFET, sì ho capito, i MOSFET, va bene, i MOSFET, abbiamo capito, il diodo non si usa più, si usava negli anni 60, va bene, io ci metto il diodo, ho il diodo, metto il diodo. Quindi non rompetemi il cazzo con questa storia dei MOSFET. Va bene, la prossima volta giuro ci metto un MOSFET. Però io adesso ci ho messo il cazzo di diodo, va bene? Oh! Dunque, qui la riparazione è molto semplice. Si tratta di ficcare, e sottolineo ficcare, il nuovo MOSFETtino nella sua posizione. Per fare ciò sarebbe bello aspirare lo stagno da questi buchi, perché sennò il MOSFETtino non ci passa. Quindi pasta salda vecchia di 800 anni della dinastia Ming, succhia stagno rigorosamente cinese e saldatore super cinese. Andiamo a vedere se, possibilmente mettendoci gli occhiali, riusciamo a pulire queste saldature. Questa punta è già diventata la sagra dell'ossido. Quindi, vediamo. Ah, in realtà la punta del saldatore è ok. Ah, ma le saldature sono perfettamente libere. Quindi si tratta semplicemente di andare a mettere questi qui, di spingere con violenza inaudita e dopodiché saldare. Guarda, una bella saldatura con questo saldatore del costo di ben 7 euro. Lo stagno è buono, è stagno al piombo 60-40. Ah, che buono il piombo! Perfetto, in teoria è riparato. Adesso si tratterebbe di accenderlo per vedere se schioppa. Cosa che possiamo provare. Tecnologie di altissimo livello. Abbiamo qua un alimentatore della Alfa Elettronica trovato nella spazzatura, dotato di
gustosa aletta di raffreddamento, che se attacchiamo la corrente forse funziona. Bisogna collegare questo, vedete? Ecco fatto, lo accendo. Luce rossa. La luce rossa è sempre una buona cosa. Vediamo tramite questo tester cinese da 5 euro che cosa ci dà. Ci dà, beh, 8 volt, regoliamo, 9, 11, 13, 14, 12, 11, molto... Va bene, 12 e qualcosa ci sta bene. Magari lo alziamo un pelino. Ecco, questa cosa arriva fino a... Ecco, dai, 13,2 mi sta meglio. A questo punto proviamo a bruciare nuovamente il QRM Eliminator. Questo lo mettiamo da parte. Il cavetto è qua. E proviamo a accendere il QRM Eliminator, che poi magari vi spiego cos'è e cosa fa. C'è un pulsante di alimentazione, sì. Allora, io l'ho inserito. E si accende, attenzione, perché non sono sempre fuori inquadratura? Sembra accendersi, io non vedo fumo. Ora, cortocircuitando questi due contatti, mi fa scattare il relè. Se non mi sbaglio, questo deve rimanere chiuso per funzionare, quindi servirà un ponticello su questo connettore. Direi che sta funzionando. Ovviamente non possiamo vedere che cosa fa e a cosa serve, perché per fare questo dobbiamo spostarci dove ho le radio. Toh! Ora qua si pone il problema di come si usa questo oggetto. Perché mi dicono in chat i miei amici che loro lo usano così. Quindi antenna, main, aux e basta. Però qua c'è il connettore PTT. PTT ci va un coso di questi dentro. E se io chiudo i contatti, prima va acceso ovviamente, se io chiudo i contatti PTT, scatta il relè. Perché si presume che quando io devo andare in trasmissione devo bypassare questo circuito, se no vado in trasmissione friggo di nuovo. Friggo di nuovo. I MOSFET, quindi per non friggerli devo bypassare tutto, quindi devo trasmettere e mollare. Quindi quando vado in trasmissione devo chiudere i relè. Ha senso, però l'altro QRM Eliminator che ho a casa funziona esattamente al contrario, cioè io non riesco a fare nulla se non chiudo questo relè. Perché? L'ho sempre usato nel modo sbagliato? Sono veramente così coglione? È quello che scopriremo tra breve. Ora io questo coso o non lo so usare oppure non lo so, perché a casa mia questo rumore di fondo si chiama QRM. Va bene, vediamo se lo accendo. Non cambia niente, d'accordo. Però io adesso mi dovrei mettere su un segnale. Mi trovassi qualcosa. Ovviamente adesso non trovo niente. Ecco, allora siamo qua e qui siamo così. Così.
Allora, in teoria questo è il gain dell'antenna. Questo è il gain di sto pezzo di filo qua. Ok? Gain 2. Ho sparato il gain 1 dell'antenna. Ora muovo la fase, non succede assolutamente niente. Così, se alzo il gain 2, alzo il disturbo di questo pezzo di filo rosso. Così diciamo che più o meno il disturbo si abbassa. Qua non cambia assolutamente niente, ma se lo spengo, io non vedo nessun cambiamento. Ecco, così forse si alza il disturbo. E così me lo abbassa. Questo non fa assolutamente niente. Proviamo un'altra frequenza. Altra cosa strana è questa. Ok, io sono qua, questo è il segnale, lo accendo. Ecco, perché? Perché questo è a zero. E questo è a zero, però qualcosa mi arriva lo stesso. Per quale motivo mi arriva lo stesso qualcosa se qua sono a zero? Non solo, ma questo è il pezzo di filo che ho in casa. Qui, questo rosso. Ed è questo, cioè, e mi arriva lo stesso. Ora, o sto segnale è talmente forte che mi arriva in casa con un metro di filo, che mi sembra quanto strano, oppure sto coso a passare segnali dall'antenna all'interno in qualche modo. Poi se questo lo sposto di qua, niente, no? Mettiamolo al centro. Così praticamente mi abbassa tutto il volume, mi abbassa tutto. Boh. Va bene. Spegniamo. Ed è praticamente la stessa cosa. Anzi, mi toglie segnale. Io continuo a non capire. Ok, adesso vediamo un po' cosa succede qui. Antenna esterna scollegata, pezzo di filo antenna secondaria scollegato, QRM eliminator spento, collegato così, quindi io non ho antenna in questo momento, non ho nessun tipo di antenna, questa è una massa, eppure io ricevo. Io non so che cazzo sta succedendo. Guardiamo un po' sto coso. Io ho qualche dubbio su questi diodi. Ora, non lo so. A giudicare dallo schema qua, da main e trasmettitore, io avrei un contatto normalmente chiuso. L'aux
a sua volta va, vabbè, dall'altro lato penso. Sì, l'aux va a questa bobina, eccetera. Quindi main. Va bene, ma questo diodo, questo diodo, come stavo dicendo prima di partire con una bestemmia epocale, questo diodo mi misura da questo lato. Sì, va bene, in parallelo con la bobina. Ma questi, che dovrebbero essere due in serie, ok, e sono in parallelo con questi, certo, misurano da entrambi i lati, fanculo. I relè sono guasti, questi merdosi relè, merdosi, che non hanno nemmeno i contatti argentati, ma sono di rame. Cioè, sono veramente la merda. Come ho fatto a provare i relè? Beh, con un semplice alimentatore. Prima li ho provati semplicemente alimentando questo circuito del cacchio e misurando i contatti. Poi mi sono detto, vabbè, magari il circuito crea qualche problema e quindi proviamo i relè con l'alimentatore, e il relè scatta, però il problema è che questi contatti, uno si apre, l'altro no, e questi due non si chiudono per niente. Nell'altro, in quello che ho montato, invece proprio non si chiudono i contatti, anche se questi due si aprono. E qui c'è proprio lo schema, non so se si vede, disegnato, dei contatti chiusi su questi due del contatto aperto che si va a chiudere quando viene alimentato su quest'altro. Questi merdosi relè di merda si aprono e si chiudono a cazzo, e penso che questo sia uno dei principali motivi per cui sto cazzo di coso non ha mai funzionato. E ora andiamo a cercare dei relè. Insomma, morale della favola, questo è l'altro QRM Eliminator che ho, ne ho due. Quello del video l'ho riparato, e l'ho riparato e funziona, per cui ho cambiato i relè, ho trovato una scheda di recupero che montava dei relè Omron ottimi, stesso fattore di forma, per cui ho sostituito i relè e il coso ha ripreso a funzionare. Riepilogando, quindi, questo coso mi è arrivato con l'alimentazione montata al contrario. Ho dovuto cambiare i MOSFET, ho dovuto montare un diodo per proteggere da eventuali minchiate magari fatte da me, inversioni di polarità, eccetera. E ho dovuto cambiare anche i relè. Quindi se vi capita di acquistare questo coso da Amazon, da venditori cinesi vari, apritelo e verificate che sia tutto a posto, soprattutto che l'alimentazione sia corretta, siano saldati i fili correttamente, che non ci siano inversioni di polarità come è successo a me. Controllate i relè, perché quella marca cinese del cavolo veramente non funzionavano. Ho montato degli Omron, come dicevo, usati, presi da una scheda di un vecchio centralino telefonico, perfetti, semplicemente perfetti, e così questa cosa è tornata a funzionare. Mi spiace, ma mi sono dimenticato di fare il video finale in cui cambiavo i relè e provavo l'apparecchio. Magari in un prossimo video proviamo l'apparecchio e vediamo un po' come va. Grazie, ciao, lasciatemi un like, perché ogni tanto fa anche piacere capire se a qualcuno piacciono queste stronzate. E poi ovviamente, vabbè, io non sono capace di usarlo questo QRM Eliminator, per cui alla fine ci ho fatto poco e niente, perché sono fondamentalmente un incapace.